Ciao a tutti ragazzi, Agua qui e wow! Siamo arrivati a 20.000 iscritti. I can't believe it. Davvero, non ho parole. Quando ho iniziato a far video, quando è stato? 2 anni fa? Sì, 2 anni fa? Non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Semplicemente commentando game che ho fatto, facendo video random, stupidi ogni tanto. Che a proposito, ne devo fare uno speciale per i 20.000 iscritti, solo che non ho mai tempo e 30 quindi, seconds boh, until ne bingo is farò small. uno in futuro, magari, forse, dai, forse sì. Ok, quindi commentary su Hecarim, come avevo già preannunciato, il prossimo probabilmente sarà su Sejuani, visto che sta venendo usata anche da Diamond, Love You Diamond, negli LRCS. Allora, Hecarim è ok. Nel senso che non fa schifo, cioè è più di decente, ma non è ottimo perché ha vari problemi che adesso comincerò a... di cui Minions have parlerò adesso. spawned. Allora, rune masteries e item come al solito sono in descrizione, insieme al link alla pagina Facebook e di GameKit. Quindi... Allora, starto sicuramente di Q e starterò al Gromp Smile. per fare la solita route, quindi Gromp. Blue buff. E c'è una cosa da ricordarsi con Hecarim, cioè quella di attivare la W solo quando si hanno due stacchi della Q del Rampage. In questo modo si possono attirare più Q e curarsi di conseguenza di più. Quindi quello che faccio è Gromp, Blue, Lupi. E poi potrei addirittura fare il Red Buff, visto che ho un buon numero di HP. Ho lo Smite per curarmi e la W, ma preferisco fare il Grank e andare back. Solo che c'è già Kha'Zix che sta facendo il granchio, ma io sono a livello 3, lui al 2 e lui non ha posizione svantaggiosa ora come ora, perché io ho il Ghost, posso scappare o ringaggiarlo e ho le lane che mi hanno seguito prima. Quindi questo è lo svantaggio di fare il granchio a livello 2 con un champion che non è in grado di farlo velocemente. Kha'Zix è ancora buono a fare il granchio perché è isolato, lo può sloware. Ma si ha solo due spell a livello 2. A livello 3 invece è molto più facile fare il granchio. Ma si rischia che l'avversario l'abbia appunto già fatto. In questo caso Kha'Zix è morto, però il granchio l'ha fatto. Vabbè. Wart, quindi ho preso First Blood, ho dovuto usare il Ghost, ma it's ok. Visto che il problema principale di Hecarim è il fatto dell'early game. Ho preso subito lo Smite che slowa, che è molto molto forte su Hecarim. Visto che adesso hanno cambiato il fatto che non si possono cambiare smite, o meglio, non è più gratuito cambiarli, ma devi spendere soldi. Maledetta Riot. Quindi adesso sto andando mid, lui è abbastanza pushato. Decido di ingaggiare, Zed è un po' low, sarebbe dovuto andare back e lasciare a me la kill. Ma ci vuole. Avrebbe solo dovuto slowarlo, poi ci avrei pensato io. E vabbè, quindi prendo un'altra kill, farm mid, posso andare a sfidargli i campi. Dei campi, metto una ward. Non voglio fightarlo perché non ho il ghost up. Quindi guardo semplicemente dove sta andando. Sta andando bot. Avrei voluto ingaggiarlo, ma lui è già passato. Dico, ok, sicuramente ora come ora, visto che Kha'Zix non ha i Wraith e sta facendo i golem, sicuramente gankerà bot. Quindi quello che faccio io è stare intorno alla bottom lane e vedere come giocano. Qua ho il trinket rosso, quindi vado a togliere la ward. E adesso con mia sorpresa Alistar dovrebbe ingaggiare. Eccolo qua che va, ingaggia, flash anche. E questa è una freaking squad. Possiamo tenerlo fermo, slowarlo. Kha'Zix a metà vita. Che lascio a Lucia, visto che io ne ho già due. Sti cazzi. Posso rigankare mid, ma vengo pingato. Vedo Talon che becca, quindi dico ok. E adesso Talon si sta muovendo, quindi dico ok, no, va bene. Prendi lo Tel'Gan, che qua sbaglia. Avrei dovuto smitarlo, ma non pensavo flashasse così di cattura. E Janna non aveva mana, probabilmente. Qua avrei potuto anche ucciderlo, ma c'è Grace subito dietro, quindi vabbè. Prendo altro farm bottom. Sono già quasi a livello 6, che è il power spike di Hecarim. Faccio il Gromp, vado back. Blue respawn a breve. Sto andando ovviamente di Warrior, prendo una pink, doppia pozione. Hecarim non ha tutto questo giganterrimo sustain. Oh, io qua ghost perché vedo che stanno fightando bottom. Come al solito non... vabbè. Muore Lucio.
Roshan. Lascia anche Gianni, sono costretto a lottare per non morirci. Zed era lontano eoni e purtroppo non è riuscito a raggiungerci. Io ero andato back, Zed prende una kill e probabilmente... Ah, hanno la mid lane rampage, adesso stileranno anche il blu, il drago. Posso fare granché se non fare granché. Scuda, stile. E ora come ora posso solo pulire tutta la mia giungla. Metto la pink mid. Vado a fare il mio red. Vado a fare i miei pappagalli. Senza usare lo smite, visto che mi può servire in un gank. Ho il mio warrior stanando di Tabi, visto che hanno solo la P top. E ora voglio vedere se riesco a fare qualche gank tipo mid. È molto aggressivo Talon, bello pushato. Abbiamo la pink sul lato, quindi non posso scappare da tanti lati. Lo ulto giusto per sicurezza di non fargli uccidere Zed. Shutdown. Pushiamo mid. Nel mentre Kha'Zix ha gankato top e c'è morto. E quindi questa per noi è una free torre. Molto bene, è bottom. E questo è molto molto... vantaggioso per noi prendere due torri che sia gratis. E nel frattempo io posso andare anche top e prendere un'altra l'ennesima kill. Sono bello fiddato, sono bello grosso. Mi faccio un po' di MRS. Avrei potuto fare l'X-Drinker volendo, che è diciamo l'item migliore da fare nel caso gli avversari abbiano un solo AP e nel caso tu abbia un champion AD, ovviamente, perché ti dà un ottimo scudo e ma anche stats offensive. In questo caso però, siccome sto usando Hecarim, il fatto di farti la visage è quasi un must. Ci lascia perché è stato nel river nonostante io abbia pingato, che erano tutti là. Vabbè. La visage su Hecarim è molto molto forte, non solo per il fatto che ti offre cure in più, ma anche perché ti dà cooldown reduction banalmente. Oh, qua deleto Kha'Zix. Avrei dovuto ingaggiare qua di ulti. Non pensavo di fargli tutto quel danno di E. Sto maxando la E comunque dopo la Q. Penso sia meglio. La brutta ci guadagna solo in termini di danno, ma fa un danno abbastanza basso. Fa Vladimir mi ula l'ulti. Ma io sono già abbastanza tankoso. Qua arriva il TP di Kassadin. Io vengo esostato, ma ho la carica. Kassadin risloa. Io mi giro su Kha'Zix, ho la carica, riesco a speronarlo. Prendiamo una kill e io qua ora me ne vado. Il fatto del maxare la W non penso sia tanto tanto buono, perché oltre a diminuire un po' col CD e a fare un po' quel danno in più, non ci si guadagna nient'altro. Perché non aumenta la cura, aumenta la cura solo che si riceve quando si fanno minion o mostri in giungla. Di conseguenza non è un must. Penso sia meglio la E in termini di burst e di cooldown. È meglio avere la E prima che la W. Qua perdiamo purtroppo un altro drago, visto che non avevamo il timer del primo. Ascoltare Talon e prendiamo la kill. Avrei potuto buttare via e scappare, ma ho voluto essere greedy, quindi sti cazzi. Qua metto a pushare la bottom lane in modo da prendere la torre. Qua ho sbagliato, sarei dovuto rimanere e aiutare a prendere la torre, perché non ce la fanno poi a prendere. Anzi, Gianna dovrebbe morire addirittura. Si muore Gianna. No, flash non, okay. Non muore. Muore per il... Il problema principale di Hecarim è, oltre al fatto di essere counterabile come un Udyr, ma un po' meno. Già se si ha una Lissandra contro è un bel problema. Io qua vado top contro Talon, faccio una sorpresa. Lui flash, ma cioè, un flash abbastanza inutile, non può scappare da nessuna parte. Lascio la kill a Kassadin, visto che io sono già bello grosso. Quindi, oltre al fatto che è counterabile dagli slow, dai root vari, il problema di Hecarim è anche il fatto che non ha stats tanky. Non ha armor, MRS bonus, HP shield, non ha niente, ha solo la cura della blu. Qua vedo che c'è Vladimir mid e Kha'Zix è back è top da solo, quindi vabbè, free dive. Qua arriva addirittura Talon che mi odia, mette ignite, ma io scappo, cavalco via, con cavallo. E ora sto andando di armor, visto che Talon è bello fiddato, Graves è Graves, quindi non voglio essere bastato, e hanno Kha'Zix. E quindi Randuin. Il Frozen Heart è anche un ottimo item da fare su Hecarim. Il problema è che poi non avrei gli HP necessari per tankare. Quindi meglio farsi un po' di HP con Wormog o Randuin. Sunfire è anche decente, ma il problema è che poi non si ha utility. Qua Talon mi invade. Io li avevo visti che erano spariti dalla minimappa, quindi smite per sicurezza in blu.
E qua è un free engage su, su Graves. Lo manco di ultima. Lo uso per the gap. Qua è un casino. Che mi giro più casino. Lo rampeggio via. Ok, qua è tanto bello. E intanto Cap è clean up. Questo è già Kassadin che è stato nerfato, by the way. Questo è Kassadin che ha la, l'ulti che è tipo un flash. E fa quadra kill comunque. Cioè, ok. Kassadin nerfato riesce a fare comunque quadra kill. E qua posso andare back. Ho due ward. Oh, manca ancora un po' a Randvin, evidentemente. Ah, ho fatto il buff ai boots. For the lulz. E qua Kassadin è andato top, nonostante io abbia pingato che ci fosse il drago up, è andato top. E quindi dobbiamo lasciare anche il terzo Drake agli avversari, che mi sta abbastanza sul cazzo, perché ho detto c'è il drago up, andiamo al drago. E la sua scusa è stata: ragazzi, voi non stavate facendo niente, io avevo il TP. Ok, ma se tu non ce lo dici che abbiamo il TP, che hai il TP, sai, io non me lo sono. Problemi di comunicazione della solo Q. Troppo solo Q, solo Q. Ho due ward, vado su Kha'Zix, lo ingaggio, lo ulto. E qua lui non può scappare. Legendary, io qua vado a prendermi anche signor Graves. No, ok. Oh, mi ha ultato il signor Vladimir, ma sono Ekari. Sto curando di un macello grazie ai danni di Kassadin. Godlike Kassadin. Ma è quanto. Vado back, ho Randuin, Kindle Gem per la Spirit Visage. Mi è convenuto molto andare tanky, non solo per il fatto che Ekari comunque è un champion che deve ingaggiare, quindi deve stare nella mischia, ma anche per il fatto che i danni ormai ce l'abbiamo in mid, cioè in team. Abbiamo Zed mid, Kassadin top, un personaggio tanky da frontline serve sempre, specialmente con un assassin figato. Great. Reward. E adesso sto farmando, visto che non ho l'ulti, ce l'ho a breve. Vado vicino mid. Oh, qua io ho già upgradato il trinket, visto che è molto utile contro Talon. E contro solo 50 gold. Da parte Talon ingaggia, ma io riesco a vederlo grazie al trinket. Purtroppo Lucian muore, Kha'Zix mi trolla con i reset. E a questo punto non mi rimane altro che andare top e unirmi con il resto del mio team. Con la pushando in 3 contro 3. E sono tutti low, sono più morti che vivi. Va bene, andiamo top. E adesso cazzo fa la stupidata. Ancora no. Vabbè, adesso sarebbe dovuto andare back e non l'ha fatto. E io qua posso solo pushare. Bye bye. Goodbye Visage. E adesso posso farmi qualche item offensivo. No, ferma, due volte. Le ward sono i item più offensivi della longsword, I guess. E Lucian ci lascia. Morto da Talon. Posso ingaggiare Talon qua. Lo ulto, purtroppo non ho tutti i danni a parte il warrior. E le mastery sono. Ok, quindi appena vedo che si è unito anche il signor Kha'Zix, dico ok, andiamo back. Dove vai? Dovrebbe essere il drago war up. Per favore, facciamo un drago. Uno solo. Ok, ingaggiamo. Su Kha'Zix. Non gli faccio danno. Andiamo a fare sto benedetto Drake. Invece no. Chi è che ha ingaggiato? Oh, ha ingaggiato Zed. Uccide Graves. Qua io sto tankando il mondo. Ok, no. Non sto tankando il mondo. Qua sono nella mischia. E a un certo punto realizzo, oh ok, non sono poi così healthy. Ok, sono mortissimo. Gianna mi scuda, tipo la Wudokan, uno di un milione. E il cavallo è vivo e non ci lascia. Nel frattempo Lucian ha fatto il drago. Questo è il potere della Visage. Questo è il potere della Visage unito alla Wudokan. Ti puli un macello. Ed è per questo che la Visage è magari core no, però è molto molto forte. Magari in questo game è già stata abbastanza esagerata perché era solo Vladimir di AP. Però alla fine Vladimir fa un buon danno magico a OE e ti becca. Gli ulti ti beccheranno in ultimo fight. Qua vedo che c'è un Graves da solo isolato. Lo carico via. Lui dasha, ma io ho il Randuin. Bye bye. Quindi vado anche su Vladimir. Usa lo Zonia, ma non serve a granché.
purtroppo per il team avversario erano tutti splittati, quindi andiamo a fare come volevamo. Qua io carico Talon per cercare di salvare Gianna, ma non riesco perché non ho mana. E ci lascia anche Lucia. E qua tutto quello che faccio è caricare Alistar dentro. Io vorrei tanto tanto avere il terzo drago, ma non so neanche se siamo riusciti a farlo sto game, il terzo drago. Quindi adesso sta andando di Trinity. E il fattore negativo della Trinity è ovviamente che costa tanto, ma più che altro che ti blocca due slot negli item, e quindi non puoi comprare più Ward. Questo è il fatto negativo. Mi piace molto la Yumu invece per il fatto che costa neanche tanto. Qua uso danni su Kha'Zix, ma non ho ancora i danni necessari. Non ho ancora chiuso la Trinity, quindi non ho poi tutti questi danni. E lui si sta facendo la GA. Ok, ah, va bene. Va bene, ok. Vengo flashato, stunato. Oh mio Dio. Beh, a quanto pare qualcun altro stava tankando la torre e poi è scappato e la torre alla fine me la sono tankata io morendo, sacrificandomi per la patria. Not good. Ho quasi la mia Trinity. Quasi. Ok, qui stiamo fightando mid. Talon pensa di potermi uccidere, io lo ulto. Venga esaustato. Continua a tirare Q. Non ho più dietro, lui flasha. Un altro flash inutile. Come pensi di scappare da un Hecarim? Poi ok, specialmente da Hecar in cassa. Rinocco Alistar indietro. Vedete? Wow, è la one shotata. Vabbè, è ridiventato godlike. Prendiamo il secondo drago, che è totalmente inutile a questo punto del game. E io posso andare back, prendere la mia Trinity e un'altra ward. Qua ulto, ma sfortunatamente Talon è fuori dal mio range di smite, che hanno fatto anche il range dello smite di roba. E io me la trovo contro un Kha'Zix con la GA che non ucciderò neanche tra 20 anni. E quindi me la prendo col granchio. Muori. Granchio scubio. Nel frattempo il mio team ha fatto lavoro. Oh, ah, è morto anche quello. Ok, io pusho qua e me ne vado bene. Visto che non abbiamo la di carry, non possiamo fare il baron. Anche se sta per spawnare. Chainvest. E qua ho sbagliato. Non avrei dovuto fare Chainvest perché ho già l'armor necessaria per tankare. E gli avversari stanno facendo, hanno già i vari Last Whisper. Quindi avrei dovuto fare Ward, che più tardi farò. Quindi ho sbagliato. Poi la Chainvest la rivenderò per farla qui. Ah mio Dio, va bene. Ah, va bene. Ok, quindi qua non abbiamo Kassadin. E purtroppo Gianna si fa prendere. Io ho la bellezza di tre persone, ma purtroppo sono l'unico in frontline. Qua sono costretto a scappare. Uso il Randuin. Non so perché Talon Gianna, potevo uccidere me. E qua moriamo quasi tutti. Rimaniamo vivi io, Zed e Kassadin. Vado back, prendo l'elisir della grandezza, della bigness. Guardate quanto sono grosso. Un cavallo enorme. Me la prendo col granchio ancora una volta. Potremmo fare il baron, ma preferisco stare... Ah, ok, ah no, va bene. Never mind. Ok, qua vengo saltato sopra dal signor Talon, che per qualche motivo custa me. Avrei potuto ingaggiare, ma non c'era luce, quindi sarebbe stato un engage abbastanza balordo da fare. Qua voglio curarmi un po' dai Wraith. Tiro la doppia, però tiro un pochino. E qua c'è un Alistar da solo, che viene deletato male da Kassadin. Qua ulto Kha'Zix per tenere al sicuro, fare qui il mio Lucian. E qua siamo molto molto subitati. Vai. Qua salta ancora una volta su Kha'Zix. Riesco a togliergli la GA insieme a Lucian. Fatto scappare perché mi sono un po' di danni. Quello muore, io muoio, quell'altro muore. E muoiremo. Tranne Kassadin, come al solito. Vai, prendilo! Ok. Vai, Kassadin. Prendiamo torre inizio. Fight abbastanza schifoso.
ho dovuto ultare solo una persona perché Lucian era poveretto isolato da solo. Qua mi sa che facciamo il Baron addirittura. Oh, c'è il terzo drago up, please! Please, facciamo il terzo drago. No, eh? Vabbè, no, facciamo il Baron. Ma il terzo drago è forte, mi dà molti speed. Corre ancora più veloce. Oh, qua c'è un... ok. Qua riesco a ultare sia Vladimir in pozza, che okay, non l'ho ultato, sia Kha'Zix, che l'ho ultato. Qua cerca... ok, mi ulta anche, vabbè. Mi ha ultato Vladimir. Perdiamo però Zed. Vado back. Ho la Wormog. Ho l'Elisir. Sono enorme. No, no, guardatemi. Cavallo più grosso che ci sia. Oh yeah. Oh, what the fuck. Dai, si è spaventato. Vabbè. Chiunque si sarebbe spaventato alla vista di un Hecarim così maestoso. Oh, c'è un Alistar qua da solo. Oh mio Dio, c'è anche un cacchio di Graves morto. Oh mio Dio, Gianna ha preso la kill. Double kill di Gianna. Va bene. Io qua sto tankando la torre per un anno. Due anni. Vabbè, due anni e mezzo. Abbastanza. Ah, abbiamo vinto. Oh, e riusciamo finalmente a vincere dopo 45 minuti di game con un cassa di Kerat 23. Ci abbiamo messo 45 minuti a vincere. E questo era per quanto questo era tutto per quanto riguarda Hecarim Jungle. Spero il video vi sia servito, vi sia piaciuto. E da qui a questo, ci vediamo alla prossima. Bye bye!